Sala gremita per il vice premier e ministro del lavoro e dello sviluppo economico Luigi Di Maio, che ha tenuto un comizio a Cosenza in vista delle prossime elezioni. Decide di non incontrare i manifestanti all'esterno, LSU, LPU e tirocinanti della scuola, tematiche che fanno parte delle trattative con il Ministero della Pubblica Amministrazione, dice l'addetto stampa. Di Maio comincia subito a picchiare duro sulla sanità. A me dispiace dover raccontare in giro per il mondo, anche quando sono ad incontri con altri miei ministri omologhi, dover dire che in Italia c'è bisogno di commissariare la sanità di una regione mettendoci a capo un generale dei carabinieri. Quello che abbiamo fatto qui lo abbiamo dovuto fare, il lavoro che ha fatto Dalila è stato fondamentale, il lavoro che stiamo facendo lo abbiamo dovuto fare perché per 30 anni la vostra sanità è stata il bancomat che ha consentito a tanti politici di diventare quello che sono. Poi l'attacco diretto al presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, quando tocca il tema della corruzione. Qui in questa regione Zingaretti, il segretario del PD, doveva espellere il vostro presidente di regione dopo la prima inchiesta per corruzione. Lo doveva espellere dal PD. Decreto sicurezza, l'emergenza per Di Maio e la famiglia. Penso che questo decreto sia stato già scritto due volte. Adesso sembra che ci sia una nuova versione. Quando siamo pronti, e questo non lo decido io, lo decidono i tecnici, gli uffici, quando si sono risolti i dubbi di costituzionalità, andiamo. Io ho un decreto che è quello famiglie, mi interessa far approvare quello. Qualcuno ovviamente dice aspettiamo dicembre per quantificare questo miliardo di euro sul risparmio del reddito di cittadinanza. Io dico un'emergenza. L'Italia è l'ultimo paese che fa figli in Europa, ha bisogno di questo decreto perché su pannolini, babysitter, asili nido dobbiamo aiutare le giovani coppie che fanno figli e quelle che già hanno figli. Infine il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle. Nessuno ha rinunciato ancora al reddito di cittadinanza, noi non abbiamo mai avuto notizie di rinunce del reddito. Ho visto che sui giornali 120.000 rinunce era una fake news totale. Quello che io ho visto in questi mesi è tanta gente che chiede di accedere a questo strumento, stanno avendo il reddito, abbiamo respinto il 25% delle richieste per una ragione molto semplice, non avevano i requisiti, carabinieri, guardia di finanza stanno facendo i controlli, hanno trovato persone che lavoravano in nero nel primo mese del reddito e gli abbiamo revocato la card e alcune persone hanno già trovato lavoro grazie al reddito di cittadinanza e quindi stanno restituendo la card. Il commissario ad acta della sanità calabrese Saverio Cotticelli e il subcommissario Thomas Schell hanno consegnato alla presidente della regione Mario Oliverio l'elenco dei nomi dei commissari delle aziende sanitarie e ospedaliere ai fini dell'intesa richiesta dal decreto straordinario sul settore regionale approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 18 aprile. Il governatore Oliverio ha 10 giorni di tempo da oggi per esprimere il proprio parere, che non è vincolante. In caso di mancata intesa, trascorsi i 10 giorni, la nomina dei commissari, ai sensi del provvedimento governativo, avverrà con decreto del Ministro della Salute previa delibera del Consiglio dei Ministri. Nei giorni scorsi il Presidente della Regione Oliverio si è dichiarato indisponibile a un'intesa in segno di protesta contro il Governo nazionale. Mi piacerebbe sapere qual è la strategia della nuova struttura commissariale, perché non c'è. Lo ha detto l'ex commissario ad acta della sanità calabrese Massimo Scura parlando con i giornalisti a Catanzaro a margine della presentazione del suo libro Calabria malata. Nel volume, che ha come sottotitolo Sanità, l'altra 'ndrangheta, Scura racconta la sua esperienza alla guida del settore regionale, iniziata nel marzo 2015 e conclusa a dicembre 2018. Tra criticità e successi, Scura non esita a parlare delle diverse responsabilità rispetto ai problemi della sanità calabrese, a partire da quelle del presidente della regione Calabria, Mario Oliverio. Perché sono 4 anni che il Presidente ci suona lo stesso disco, il Presidente Oliverio. I LEA sono in calo, la perdita cresce e la mobilità passiva extraregionale cresce in continuazione. Allora, i LEA sono passati da 137 quando sono arrivato io nel 2014 a 167 alla fine del 2018. Uno, il fatto che il Dipartimento non abbia inoltrato i flussi a Roma è grave, perché
voglio sperare che sia colposo, che significa sciatteria, perché se fosse doloso significa delinquenza sanitaria nei confronti dei cittadini. Secondo, la perdita è sostanzialmente dovuta sempre e soltanto ai contenziosi con i privati che risalgono al 2010, 11, 12, eccetera. Tant'è vero che i bilanci dell'azienda dell'ASP di Reggio Calabria non sono stati approvati dai revisori dei conti e quindi neanche dal commissario dal 2013 in poi, compreso il 2013. La mobilità passiva è dovuta ad assenza di servizi che però dal 2016 in poi sono cresciuti, tant'è vero che nel 2017 la mobilità passiva è calata di 22 milioni. Per la dinamica del contenzioso tra le singole regioni si sa due anni dopo, quindi noi oggi 2019 sappiamo della mobilità passiva del 2017 che è di 22 milioni inferiore a quella del 16, ed è un trend ormai ha cambiato pendenza. Dopodiché i 5 Stelle, vogliamo dire il governo, perché il governo ne ha approfittato, ha detto avete visto, e quindi ci occupiamo la Calabria. Per adesso ci sono soltanto dichiarazioni di occupazione di posti e di poltrone. I nuovi commissari sono silenti perché non hanno da raccontare niente. Sono complessivamente 162, pari al 40% su un totale di 404, i comuni della Calabria che hanno sinora trasmesso alla Catasto regionale rifiuti dell'ARPACA, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, le schede per la quantificazione dei rifiuti urbani e rifiuti differenziati per l'anno 2018. Il termine di scadenza per l'invio delle schede era stato fissato al 5 maggio. I dati, come ogni anno, saranno elaborati, spiega l'ARPACAL, per realizzare il report regionale rifiuti, documento ufficiale che fotografa lo stato dell'arte nella diffusione, comune per comune, della raccolta differenziata in Calabria. Per la provincia di Cosenza hanno trasmesso già la scheda 84 comuni su 150, per la provincia di Reggio Calabria 30 su 97, per Catanzaro 25 su 80, per Vibo Valentia 17 su 50 e per Crotone 6 su 27. Il commissario alla sanità calabrese Saverio Cotticelli ha preso l'impegno di promuovere il rilancio degli ospedali di Lamezia Terme e di Soveria Mannelli attraverso specifici tavoli tecnici con il nuovo commissario dell'ASP di Catanzaro, che verrà nominato tra circa un mese, e l'ascolto delle proposte dei comitati civici del territorio. Lo afferma in una nota il deputato M5S Giuseppe D'Ippolito, che nella mattinata di mercoledì 22 maggio ha incontrato il commissario Cotticelli insieme a una rappresentanza del coordinamento lametino 19 marzo, del Meetup Lamezia 5 Stelle e del comitato pro ospedale del Reventino attivo a Soveria Mannelli. Un parlamentare, spiega l'esponente 5 Stelle, rappresenta la nazione, ma deve essere presente con costanza sul territorio, portandone le istanze nelle sedi competenti e coinvolgendo le forze della società civile. Per l'ospedale di Lamezia Terme, il commissario alla sanità ha assicurato che ci sarà un potenziamento di personale e un aggiornamento delle tecnologie con fondi già disponibili. La 17ª edizione della Fiera del Libro ha portato nel cuore della città di Catanzaro una bella novità, il Gutenberg Off, tante le iniziative che ogni giorno animano il centro storico all'interno di Galleria Mancuso, luogo delle letture sensoriali e laboratorio delle emozioni, spazio alla cultura, all'arte e alla creatività. Abbiamo pensato quest'anno di portare la bellezza della cultura fuori rispetto alle mura scolastiche, perché il Gutenberg è un progetto che c'è da 17 anni, è giusto che la città comincia a sentirlo vivo, pulsare. Abbiamo già fatto altri esperimenti, quest'anno è un esperimento diverso, si chiama Gutenberg Off, ci sono eventi particolari, esperienze di lettura come di storie, che è un gioco di carte basato su un progetto di educazione alla lettura, ci sono workshop con gli autori sulla scrittura creativa, sui libri, avremo tante iniziative, anche una lezione di dialetto domani con Enzo Colacino, è uno spazio pensato diversamente rispetto al programma ufficiale della fiera, è un programma
di cultura fatta a più voci, dai ragazzi alle anime della città, lezioni di yoga, lezioni per bambini. È un invito a tutti ad essere presenti, perché questo spazio e la città ha bisogno di vivere come se fosse una pagina del libro in cui ognuno può scrivere qualcosa. Siamo stati invitati dall'Associazione Gutenberg a dare un contributo a livello artistico, scenico, alla manifestazione, e ispiratici al tema che diede lo Icaro, abbiamo più concettualizzato l'idea sull'idea del libro, dell'illustrazione dei fogli volanti, quindi l'idea come pensiero volante, e abbiamo creato questa sorta di costellazione di fogli in aria che alla fine riguardano sia i bozzetti e i disegni realizzati dai ragazzi, sia testi presi a caso dai libri, in modo da legare tutte e due gli aspetti scenici di quello che è la nostra cultura, quindi il segno grafico come testo e il segno grafico come disegno. E lì poi ci siamo poi ampliati anche per quanto riguarda la scenografia del Gutenberg, ispirandoci sia alla vecchia tecnologia di stampa, quindi diciamo al creatore della stampa a caratteri mobili, e all'idea proprio dell'illustrazione come segno grafico e grafica d'arte. È stata presentata la nuova applicazione del Parco della Biodiversità Mediterranea di Catanzaro, che si propone di essere uno strumento importante al fine di favorire la conoscenza delle attività del parco stesso ed ovviamente la sua fruizione. L'hanno illustrata il presidente della provincia di Catanzaro, Sergio Abramo, ed il presidente del parco, Michele Traversa, già presidente della provincia, assieme all'esperto informatico Fortunato Lodari, che curerà l'app. Contenuti multimediali e tantissime fotografie inserite nel portale, che racconta la storia del parco e della città, ed inoltre una serie di informazioni utili per chi arriva da fuori città. Presidente Traversa, una nuova applicazione affinché insomma, il Parco della Biodiversità sia sempre più fruibile. Sì, è uno strumento importantissimo sia per i catanzaresi, per i cittadini catanzaresi, sia per coloro che frequentano il parco e che nel corso dell'anno visitano il parco. Sono scolaresche, turisti che giornalmente arrivano a Catanzaro e vanno al parco. Allora avranno la possibilità di avere non soltanto le informazioni utili per poter tranquillamente gironzolare all'interno del parco, perché il parco non è soltanto natura, ma il parco è storia, arte contemporanea. Ma quest'app servirà sicuramente a pubblicizzare maggiormente il parco, a renderlo più fruibile anche per chi non lo conosce, quindi ci aspettiamo che arrivino anche ad altri territori, quindi non solo dei quartieri della città di Catanzaro, ma poi stiamo cercando di abbellirlo, di fare quella manutenzione straordinaria che non era stata fatta negli ultimi tempi, e quindi abbiamo comprato 4 km staccionati per collegare il parco alla Valle dei Mulini. C'è una stradina molto, molto simpatica, molto bella, che può essere fruibile dagli amanti delle passeggiate, e soprattutto stiamo facendo quei lavori di manutenzione che permettono di mantenerlo. Che tipo di applicazione sarà questa per il Parco della Biodiversità? È un'applicazione già attiva. L'applicazione in realtà è da una parte il modo per visitare i contenuti multimediali che sono presenti sul portale, perché non è un sito, è un portale, è una cosa molto, molto corposa, ci sono oltre 25 GB di informazioni. E da un'altra parte l'app, oltre a fare questo, darà la possibilità di essere interattivi col parco, quindi il parco ci manderà lui le notizie che ci arriveranno direttamente in tasca e ci porterà direttamente, a seconda della notifica, a visualizzare l'informazione che ci interessa. I carabinieri di Monza hanno eseguito 8 arresti tra le province di Milano e Reggio Calabria in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla GIP di Monza a vario titolo per peculato, corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio, accesso abusivo a sistemi informatici e telematici, rivelazione di segreto d'ufficio, falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, ricettazione, favoreggiamento personale, detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti. Tra gli arrestati anche un appartenente alle forze dell'ordine accusato di vari illeciti, arrestato nel 2017 con mezzo chilo di eroina. Due persone, Leandro Domenico Stillitano di 20 anni e Antonino Labbate di 24, sono state arrestate dalla squadra mobile di Reggio Calabria perché ritenute responsabili di una rapina a mano armata ai danni di un supermercato del centro.
L'arresto di Stillitano e l'abate, accusati di rapina, detenzione e porto illegale di arma da fuoco e oggetti atti ad offendere, è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dalla GIP su richiesta della Procura di Reggio Calabria. I fatti risalgono all'11 gennaio scorso, quando i due, secondo quanto ricostruito, armati rispettivamente di pistola e coltello, erano entrati in un esercizio affollato di clienti e sotto la minaccia delle armi si erano fatti consegnare il denaro, circa 2.000 euro, presente in cassa. Giovedì 23 maggio dalle ore 8.30 verrà interrotta l'erogazione dell'acqua potabile nel quartiere Siano. Lo ha comunicato l'ufficio acquedotti di Palazzo De Nobili, specificando che i disagi saranno causati da un intervento di manutenzione sulla rete idrica comunale. La normalizzazione del servizio dovrebbe avvenire sempre entro la giornata di giovedì. È stata inaugurata nel comando provinciale dei Carabinieri di Cosenza, alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, la sala per le audizioni protette delle vittime vulnerabili. Si tratta di un'iniziativa nata dalla collaborazione con il Sor Optimist Club, avviata per realizzare azioni concrete che possano rendere ancora più incisive le strategie di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. La saletta è destinata ad accogliere donne e bambini che, pur tra mille paure, decidano di affidarsi ai Carabinieri denunciando abusi e violenze. Nel 2013 da Torino si è lanciato questo progetto che ha trovato terreno fertile in tutto il territorio nazionale. E il Comando Provinciale di Cosenza ha accolto la nostra richiesta già da un paio di anni, quindi il progetto è stato lungo, laborioso, però fatto di accordi, incontri, ma veramente siamo tutti molto soddisfatti di questo obiettivo, perché la stanza sarà sicuramente un ambiente accogliente, sobrio ma riservato per chi deciderà di denunciare le violenze subite. Quella che inauguriamo oggi è la 122esima stanza in Italia, ma il numero è destinato a crescere, già la prossima settimana ce ne sono due in apertura. Considerando che i nostri club sono sul territorio nazionale 155, direi che è un buon risultato quello che abbiamo ottenuto con queste stanze aperte o nelle caserme dei Carabinieri o presso le questure. La saletta è stata realizzata in maniera semplice e rassicurante sulla base dei suggerimenti forniti da una squadra di psicologi e architetti. Per nulla formale, molto vicino all'idea di famiglia, per cui qualsiasi donna o anche bambino, qualora si dovesse essere in queste situazioni, si approssimasse al comando dell'arma, avrà sicuramente la possibilità di trovarsi quasi in un ambiente amico. Noi vorremmo che questa sala potesse diventare il simbolo del contrasto alla violenza di genere, quindi un luogo simbolico da cui partire per cambiare il corso dei fatti in questo ambito operativo che è particolarmente delicato. All'inaugurazione hanno partecipato anche, tra gli altri, studenti dell'Istituto Superiore Pezzullo, del Liceo Classico Telesio e del Conservatorio Stanislao Giacomo Antonio, oltre ad un'attrice del Teatro dell'Acquario. In anteprima nazionale è stato proiettato al Cinema Citrigno di Cosenza il documentario dal titolo Gigi, dedicato all'indimenticato campione e bandiera del Cosenza Calcio, Gigi Marulla. La pellicola è prodotta dalla Roster Produzioni, con il sostegno del Comune di Cosenza e il patrocinio della Calabria Film Commission. I figli, ex compagni, tifosi e amici raccontano il Marulla che hanno conosciuto, emozionato il figlio Kevin. Lui è sempre stato un uomo, prima ancora che un calciatore, vicino alla gente, vicino al popolo. È stato a contatto con la gente tantissimo, è diventato uno veramente della città e la gente questo lo ha capito e lo ha adottato sportivamente e poi anche come uomo. E lui ha ricambiato con un amore veramente, era al primo posto il Cosenza, penso che non veniva prima nulla per lui. L'intero incasso della serata è stato devoluto alla Terra di Piero, organizzazione no profit che opera da anni nel territorio cosentino e anche in Africa. Ma come è nata questa produzione? Nasce da un'idea di Francesco Gallo e Ivan Sica, che è legata a una serie di documentari su campioni del calcio a chilometro zero.
È stata poi un'esigenza molto forte quella di raccontare Gigi Marullo, un campione dello sport, un simbolo per la nostra città, ma poi anche un racconto della tifoseria della città, ma un viaggio in ognuno di noi, perché ognuno di noi ha ricordi legati a Gigi Marullo e al Cosenza Calcio, ai suoi gol, alle sue azioni e ai suoi grandi momenti. Abbiamo cercato di raccontarlo, di raccontare la sua essenza attraverso i ricordi, le voci e gli aneddoti dei familiari come Kevin e Ilenia, degli ex compagni di squadra come Gigi De Rosa, Ciccio Marino e anche di tanti amici e tifosi che hanno vissuto con lui gli anni meravigliosi che lui ha vissuto a Cosenza, non solo da calciatore ma anche da cittadino. Infatti poi lui, essendo originario di Stilo, è diventato a tutti gli effetti un vero e proprio cittadino di Cosenza. Catanzaro fuori dai playoff ancora una volta, nonostante l'ottimismo e la fiducia mostrata alla vigilia dell'accoppiamento con la Feralpi Salò dal patron calabrese noto e dal tecnico Auteri per il passaggio del turno, il Catanzaro è fuori dalla lotta per la Serie B. Il tutto al termine della doppia sfida con i Lombardi partiti nettamente sfavoriti rispetto alle Aquile calabresi. Il return match al Ceravolo si gioca davanti a 10.000 spettatori che hanno tentato di spingere gli uomini di Auteri per ribaltare il risultato dell'andata 1-0 della Feralpi con rete di Pasquale Maiorino. Da Salò sono arrivati in poco meno di 50 a sostenere i Leoni del Garda. Inizialmente il Catanzaro studia l'avversario e prova a velocizzare la manovra, ma manca il guizzo. La Feralpi è attenta e cinica al 34esimo con Simone Pesce che inventa un gran gol 0-1. Finisce così all'intervallo. Nella ripresa il Catanzaro sa che deve accelerare per ribaltare le sorti dell'incontro. Lo capisce soprattutto Carlo De Risio che alla 52esimo lascia partire una sassata che si infila all'angolino e il pareggio. Ora serve un'altra rete ai calabresi, minuto 69, Maita scodella lucidamente una palla stupenda in aria che Manuel Fischnaller capitalizza in rete con uno stacco di testa che brucia difesa e De Lucia. Il Catanzaro ora è avanti e si qualificherebbe al secondo turno, ma non è ancora finita. La Feralpi di Zenoni guadagna un corner contestato. Dallo spiovente, dalla bandierina sul fronte sinistro, sbuca il difensore Legati, colpevolmente lasciato solo in aria. Legati fa 2-2. Ceravolo gelato, esultano solo i Leoni del Garda. Catanzaro ancora una volta fuori dai playoff. Tra la delusione cocente dei 10.000 del Ceravolo, la società del patron noto e del tecnico Auteri dovrà riprovarci nella prossima stagione. È chiaro che ci sono momenti durante l'anno che magari di appannaggio, di una situazione dove...